mi piacerebbe un pochino di attenzione, perché queste cose poi sono quelle che si manifestano quotidianamente in queste aule. Allora, noi abbiamo votato l'anno scorso una delega fiscale, su cui poi il governo ha chiesto un ulteriore tempo perché non aveva ancora fatto tutti i decreti legislativi. A parte che su alcuni decreti ha un abuso di delega che nessuno gli ha dato, su altri pezzi se l'è dimenticato. Ieri sono arrivati 5 decreti legislativi in seconda lettura. Io vi faccio solo un esempio. Sul decreto legislativo 183, che è quello che riforma il sistema sanzionatorio, ci sono state 16 pagine di parere dalla Commissione Giustizia e dalla Commissione Finanze, perché quel decreto è scritto con i piedi. Allora, se poi il governo lo trasmette alle Camere il 9 di settembre e a tempo 10 giorni, se noi consideriamo che oggi pomeriggio ci sarà una seduta breve, venerdì non si lavora, sabato non si lavora, domenica non si lavora, lunedì non si lavora, ci rimangono pochissimi giorni per valutare questo decreto legislativo assieme agli altri. Allora io chiedo che quando arrivano i decreti legislativi ci sia l'obbligo di lavorare in commissione per 10 giorni, ossia il massimo tempo a disposizione che le commissioni hanno, se no è un lavoro inutile e continua la presa in giro del lavoro dei parlamentari, perché non è possibile. Allora, il parere non è vincolante, te lo danno l'ultimo giorno, è pronto il dossier, non è pronto, aspetta l'altro. Il governo faccia quello che vuole e si prenda le sue responsabilità. Grazie.